E io ho trovato questo sistema che fa rabbrividire. Non c'era nessun Jumar o altri aggeggi che ti bloccavano, Sì. zero. Se io cadevo, avrei dovuto aggrapparmi alla corda, ecco, in qualche Ah, maniera, per quindi. tenermi. Sì, ero convinto che se cadevo riuscivo a aggrapparmi. Ah, Ma hai beh. mai provato? A No, fare no. niente. Buongiorno a tutti, siamo qui per una delle prime puntate, esperimento di quello che è un percorso di incontri che racconterà varie storie dell'alpinismo, piuttosto che del boulder, piuttosto che della falesia. Oggi sono in compagnia con un giovanissimo che è Ciao. Giacomo Mauri e di Luca Moroni che non è più Giovanissimo. giovanissimo, però si comporta ancora da tale e che si comporta comunque da giovanissimo. Siamo onorati di essere qua insieme. È Alessandro, che Diversamente giovane. diversamente da giovane, che oggi penso che è l'unico che sa veramente gli argomenti di cui andremo a parlare. Oggi, gli argomenti di oggi, insomma, gli argomenti. Per questa prima puntata abbiamo scelto un argomento abbastanza pesantino, perché raccoglie veramente anni e anni di storia dell'alpinismo, di evoluzione anche dell'alpinismo, di salite storiche, e rilanci stilistici anche nel modo di salire le pareti, e sono le tre grandi nord delle Alpi, giusto? Giusto? Non è il Boulder, No. sono le tre nord. E insomma, io di queste tre nord, cioè, le ho viste in fotografia, le ho lette un po' sui libri, ma non sono mai stato nessuna, nessun'altra, né su quell'altra. Quindi non so se te, Luca, vuoi dire quali sono queste tre pareti importantissime della storia del. Beh, il Cervino, Grand Jorasse e Eiger. Non ne ho fatte neanche una. Cioè, io so che la roccia è diversa da una parte, la roccia è diversa dall'altra. Di roccia magari può dire Alessandro che ha aperto una via su roccia, sul Cervino. Ma la roccia, Partiamo da quella più. insomma, se vogliamo parlare delle nord, immagino che parleremo delle nord classiche, no? Perché se ci mettiamo anche a parlare delle vie poi che hanno fatto dopo, quelle più difficili, allora. Beh, una l'ho fatta io, sicuramente più difficile che il naso di Smuto al Cervino, però lì abbiamo roccia buona anche se per l'80% della salita. L'Eiger sulla via Eckmair, la roccia fa schifo, mentre invece ci sono le pareti laterali, sempre sul nord dell'Eiger, dove hanno fatto vie meravigliose che oggi sono considerate tra le più belle proprio, no? Quindi. A proposito di roccia, alla fine io penso che le prime salite che venivano fatte su queste pareti qua, cioè a livello proprio di arrampicata, no? Si andava proprio sempre a cercare la roccia perché, sai, certi dispositivi tecnici come le picozze che ci sono adesso, una volta non c'erano, allora cosa facevi? Andavi nella stagione più calda cercando di trovare la roccia, no? Forse anche questo era uno dei motivi Sì, che anche rendeva queste pareti perché pericolose. essendo pareti nord, comunque d'inverno anche scalare con le mani era senza guanti era un po', penso, difficile anche. Beh, però d'inverno nessuno ci ha mai provato all'inizio. All'inizio no. La storia delle tre nord più o meno ha quasi 100 anni a questo Eh sì. punto, perché se siamo nel 23, la prima volta che è stata provata la nord delle Giurasse è stata nel 28, 1928, quindi sono 95 anni che. Che ormai sono in ballo. Poi c'è da dire, appunto, la tecnica di ghiaccio era molto approssimativa rispetto a quella che c'è oggi, ma in più c'era anche il fatto che alcune di queste pareti, tipo, non so, a nord delle Jorasses, per dire, nelle vie che poi hanno fatto dopo anche di ghiaccio, sono in fondo a canali dove raccoglievano tutte le scariche possibili e Eh immaginabili, sì, quindi esatto. bisognava Sì. stare su roccia per forza. E la prima è stata appunto le guide valesane in Boden e Casper che sono andati sulla nord del Cervino e incredibilmente, invece che seguire l'itinerario che poi hanno fatto i fratelli Di smutto. Schmidt 3 anni dopo,
sono andati a attaccare quella che poi sostanzialmente è diventata la via Bonatti. E sono arrivati anche abbastanza alti. Sì, sì, hanno fatto un bel... Ma in che punto sono arrivati dalla via Bonatti? Sotto la Traversa degli Angeli, lì, in quella zona lì, quando sono arrivati lì hanno capito che insomma non c'era possibilità, ecco, per quel tempo. Ok. E comunque sono anche tre grosse pareti, cioè che hanno sempre rappresentato delle sfide, no? E sono state anche teatro di grandi tentativi e anche grandi tragedie. E questo è un grosso cambiamento che c'è stato rispetto ai primi tentativi adesso, al di là dei materiali tecnici, anche del meteo. Cioè, una volta penso che non era la stessa cosa poter dire, sì, va. Cioè guardavi la mattina, se era bello, dicevi, boh, vado a provare. Sperando che fosse bello anche i giorni in avanti, no? E tu, Alessandro, facevi così? Ma sai... come valutavi la... Beh, allora, io sono venuto un po' di anni dopo. quindi, 68, 67... In quegli anni lì le previsioni facevano veramente pena, insomma, rispetto a quello che sono oggi. E facevi quasi così col dito. Ma... E veramente c'era la speranza che il tempo durasse. Okay. Certo, c'erano delle spie che, così, di esperienza che te lo dicevano, insomma, no? Però la sicurezza non c'era, mai. Oggi io sono solo contento di questo. Sì, sì. Sono solo contento, ma oggi veramente c'hai l'anticiclone sulle Azzorre e sai che per 8 giorni non hai problemi. Se adesso oggi apri l'app del telefonino, sì, speri, sì. Al contrario, non è che alzi il dito come facevi te, ma speri che di vedere sole e parti. Sì, infatti. Due giorni buoni e attacchi la parete. C'era questa incognita enorme, questo sì. Che poi anche ti portava a partire più appesantito, no? Perché sì, chiaro. Più che altro, secondo me, anche il vantaggio di oggi è che, tenendo d'occhio anche le precipitazioni dei giorni successivi, riesci a capire anche meglio le condizioni che andrai a trovare sulla parete. Una volta magari dovevi essere molto più attento su queste cose, quindi capire magari o informarti magari con amici o contatti che si avevano vicino a dove si doveva andare a fare la via, e anche lì era più difficile, diciamo, capire le condizioni, non lo so. Magari mi sbaglio. Andavate un po'... Era questione proprio di fortuna, sì. Okay. Sai quante volte appunto si tornava indietro per questi motivi qua. Insomma, questo è normale. Ma non solo per le tre grandi nord, voglio dire, anche per altre montagne. No, una cosa interessante che hai anche detto è che alla fine, sai, la tua generazione, i vostri tentativi, anche quelli precedenti, anche durante i periodi della guerra, alla fine, hai detto che si partiva... molto più pesanti, no? Preparati a tutto, con l'idea magari di stare in parete dalla settimana fino ai 30 giorni, no? O di fissare parti della parete per tornare, quindi immagino corde fisse, ci fossero stati dei tentativi che hanno visto... C'è proprio uno stile che è diversissimo da quello che è oggi, no? Luca, dicevi prima, guardi il meteo e ti prepari anche in funzione a quello, sai che hai bisogno di una giacchetta e così, sai che stai in giro 2 giorni. E fai lo zaino in base a quanto stai in giro. E questa cosa, sai, ha cambiato tanto anche lo stile, perché una volta era proprio una conquista arrivare in cima a Liger, per dire, no? Si partiva, c'era proprio una competizione che valeva tutto, no? E con tutte le incognite che erano quelle lì. E l'hai visto tu cambiare questa cosa? Le vie come le hai fatte tu era già diverso da come erano state aperte, diciamo. Negli anni 30 si è creato il mito. No? Delle tre nord, non perché uno le volesse fare tutte e tre, esatto. Era un mito, già farne una, appunto, era già farne una, tant'è vero che la prima è stata fatta nel 31, cioè la nord del Cervino, dei fratelli Franz e Tony Schmidt, ma poi insomma per le altre due abbiamo dovuto aspettare il 38, e nel frattempo c'erano state anche te. Per la verità, nel 1935 era stata fatta la Nord delle Grand Jorasses per lo sperone Croz, sì. Che comunque è far la parete, insomma, cioè sì, non è che non fosse stata fatta. Ecco.
diciamo che, almeno a mio avviso, gliela diamo buona. Gliela diamo buona. Poi dopo, vabbè, Cassin ha fatto una cosa meravigliosa, la via più diretta, tutto quanto, però la Nord era già stata fatta. Okay. Questo bisogna dirlo. Cioè, forse in quegli anni lì uno era anche un po' abituato a rinunciare, no? Perché col fatto che meteo brutto, non sapevi, eccetera, magari arrivavi sotto la parete, arrivava il brutto, tornavi a casa. Adesso col fatto che sei sicuro che vai, che è bello, a parte chiaramente quei rischi che uno deve gestire, so personalmente, cioè, la rinuncia spesso è un po' più, boh, la senti forse più su te stesso, no? Quindi ti gira un po' più, no? Vuoi, cioè, non so, almeno io ho sempre tanta voglia di fare, cioè, fatta una vorrei farne un'altra, no? E la rinuncia forse è cambiato un po' il modo di vederla, no? Cioè, lì magari eri un po' più rilassato, dicevi, vabbè, è brutto il tempo. Io adesso dico, boh, cacchio, vorrei farne altro. Non lo so, in realtà, perché penso ci fossero anche delle dinamiche un pochino più competitive di quelle che ci sono adesso, no? Tipo, Cassin, correggimi se sbaglio, quando aveva aperto la sua via, correggimi se sbaglio perché probabilmente andrò a sbagliare, quando aveva aperto la via al Gran Joras, la settimana prima era mica stato a vedersi l'Aiger, poteva essere possibile, invece l'aveva soffiata per un... L'avevano appena fatta, no? Sì, sì. Quindi anche quello... Esatto, ha rinunciato, diciamo, a salire quello perché c'era un po' questa sfida, farla prima degli altri, no? Allora ha detto, boh, questa me l'hanno soffiata, era andato diretto dall'altra parte, no? Aveva creato un capolavoro... Però per tornare al discorso di come ti senti di fronte alla... che facevi tu... di fronte alla rinuncia, no? Per me c'era la differenza tra oggi e allora, la differenza era molto semplice, era che chi stava tentando di fare ste pareti non era mai stato preceduto da nessuno, quindi ogni ritorno, ogni ritirata era per il singolo ampiamente accettabile, perché dice, vabbè, volevo essere il primo e non ci sono ancora riuscito, magari ci riproverò. Oggi effettivamente è un po' diverso, perché 100, 200, 1000, 2000 persone ti hanno preceduto, e allora se tu devi tornare, qualcuno, non tutti ovviamente, ma qualcuno magari può provare una sensazione di disagio, no? Sì, poi è disagio, cioè gestire. Relativo, certo. Una roba che... Comunque ci sta, cioè, tornare indietro. Noi 2 settimane fa siamo andati al Badile, non siamo riusciti a arrivare in cima. Vabbè, ci è dispiaciuto, però cioè, comunque è esperienza strabella, parete. Cosa facevate? Abbiamo provato a fare il Gran Diedro, quello a destra della Sinelios, del giù Mariscariota, così... E vabbè, sono entrati, il tempo era bellissimo, tutto perfetto, e comunque non è che cioè pesato tornare indietro. Sì, un po' di dispiacere, però ecco, giusto per dire che comunque rimane sempre bello andare in montagna, no? Sia che arrivi su che no. Quindi... E poi le sfide comunque sono state si sono rinnovate, perché tu sei stato partecipe di quella sfida, perché prima chiaramente era conquistare la parete nord, e poi la sfida è stata rilanciata su queste 3 pareti, ma come del resto un po' su tutte le grandi pareti alpine e non alpine, nel volerle fare, diciamo, in solitaria, nel volerle scalare d'inverno, no? Quindi le condizioni... Poi, prima abbiamo detto che le condizioni invernali con gli attrezzi da adesso sono quasi le migliori, no? Però ai tempi era una sfida riprovare a farlo d'inverno. Cioè, sì. Sembrava voler sfidare la montagna nella sua stagione più difficile, sì, no? Sì, una sfida differente. E quindi lì, su queste 3 pareti, abbiamo proprio visto, cioè, prima la conquista, un pochino di competizione anche, no? Poi un discorso, beh, te la solitaria alle Gran Joras è stato forse il primo a farla, no? Sì, sì, ma adesso qui sarebbe quasi da raccontare come sono arrivato a pensare a questa. No, perché è andata così. Io l'ho fatta nel luglio del 1968, quindi ormai più di 50 anni fa. Quant'è? 55. E ci sono arrivato perché
8 mesi prima io con altri amici, Paolo Armando, Gianni Calcagno, i tre svizzeri, avevamo fatto la Nord-Est del Badile d'inverno con sistemi non propriamente di stile alpino, ecco. Abbiamo usato un sistema semi-malaiano, insomma, abbiamo usato le corde fisse, eccetera, eccetera. Questo perché ci sembrava anche giusto farlo, ci sembrava lecito. Uno come Michel Darbellay, che aveva fatto la solitaria dell'Eiger 4 anni prima, era lì con noi e anche lui si attaccava alle corde fisse, quindi mi ha detto, allora, se lo fa Darbellay, ragazzi, perché no? Cioè, voglio dire. E quindi ci sembrava tutto che fosse il modo giusto, no, di salire. E abbiamo avuto delle critiche, più o meno malevole, più o meno oggettive. C'è stato, insomma, qualcuno che ci ha criticati in questo. E ora, finché la critica rimane ferma a quello che è, può essere una dimensione costruttiva, benissimo. Quando la critica attacca la tua esperienza precedente e dice, senza manco sapere chi era Darbellay, per dire, no? Sì, sì. Dice, voi avete fatto questo sistema, avete usato questi sistemi perché sostanzialmente non siete capaci, adesso sto esagerando. Allora ti incazzi. E quindi, capito perché, allora, sei andata male. In questa incazzatura ho maturato l'idea, adesso vediamo chi non è capace, chi è capace. È stato un periodo della mia vita, perché in realtà io non sono così competitivo, anzi. Te l'hanno fatto uscire. Sì, diciamo. In quel momento è andata così. In più, in quel periodo, ero interessato a scrivere un libro, che poi è stato il mio primo libro, che si è chiamato Grand Jurass Perone Walker, la storia, no? E quindi tutte dai tentativi, appunto, che ci sono stati a partire dal 28 fino a, ovviamente, fino a Cassin, e poi tutte le ripetizioni, i vari Herman Bull, Lionel Terré, Gaston, sì, Rebuffat, sì, tutti quelli che hanno salito lo Sperone. Ovviamente Bonatti Zappelli per la prima invernale, seguita dalla seconda invernale di De Maison Batquin, e quindi storie che andavano avanti, capitoli che venivano a essere scritti in primavera. E a un certo punto mancava un capitolo, che era quella della solitaria, perché io l'ho lasciato bianco e sono andato avanti, no, a finire il libro. Il libro era finito quando io sono andato a fare la solitaria. Questo è carino, insomma. Sì, sì, una bella storia. E niente, quindi ero preparato su quello che è l'itinerario, perché dopo aver imparato a memoria tutte i racconti fatti da sta gente che erano i miei miti, sì, sì, e che sono i miti, insomma, perché voglio dire Bull, Bonatti, Cassin, i miti erano quelli. Sì, sì, sì. Assolutamente. Dunque, se loro hanno raccontato questo, è questo, no? Quindi adesso io mi devo comportare di conseguenza, insomma. Ma invece posso dirti una cosa, perché non ho mai conosciuto nessuno che ha fatto solitarie per più giorni, cioè cosa si prova? Perché intanto a me viene voglia, no? Poi dopo magari ho preparato anche lo zaino, ho detto, no, fa niente, cioè non so se il mio obiettivo, non ero abbastanza motivato che io o non avevo voglia di andare da solo, cioè non sono mai stato 4 giorni da solo su una parete al freddo, cioè com'è che è la gestione un po' mentale, non so, o quando inizi a scalare basta, inizia la scalata e non ti distrai più. Ma mi sa che non sono in grado di risponderti, perché non ho mai fatto solitarie tante, anzi ne ho fatte davvero poche, e sono tutte durate un giorno, insomma, al massimo, quindi non ti posso rispondere. Ecco, se fosse qui con noi Renato Casarotto ti potrebbe rispondere molto bene, visto che lui addirittura altro che 4 giorni stava da solo. Stava in giro. Appunto, 10, 15, 17. Loro hanno cercato di spiegare un po', no, nei loro racconti cosa
No, io no, veramente sulle Jorass non avevo neanche il sacco piuma, insomma, non avevo neanche il sacco da bivacco. Avevo di quegli zaini che erano doppi, no? Per cui li potevi allungare, ti arrivavano fino a qui, era una giacca a vento, okay. Neanche la giacca imbottita. Ma che sistema utilizzavi per la salita? Inizialmente, allora non c'era, da nessuna parte era scritto come ci si poteva autoassicurare, cioè si andava a inventiva, okay, personale, no? E io ho trovato questo sistema che fa rabbrividire, perché non c'era nessun Jumar o altri aggeggi che ti bloccavano, sì, zero. Sì. E quindi io passavo la corda, che comunque era fermata sotto, alla sosta, sì, sì. Però non la facevo scorrere, cioè era veramente se io cadevo avrei dovuto aggrapparmi alla corda, ecco, in qualche maniera, quindi, per tenermi, sì, giù. Un sistema assolutamente suicida quasi, no? Però ero convinto che se cadevo riuscivo a aggrapparmi. Ma hai mai provato? No. No, non ho mai, per fortuna, questa ebbrezza, non ho mai. E quindi ho usato sto sistema, ovviamente sulla prima difficoltà, che era quella del primo del Diero, sì, sì, che oggi insomma viene chiamato Allen, che Cassino non l'ha fatto perché lui è andato su, sì, diretto, ma insomma la via passa per il Diero Allen. E quindi sono andato su. Poi ovviamente ho dovuto scendere per slegare via il nodo e risalire. E poi lì fai un po' di traverso e poi risali. Sì, non è proprio dritto. Dritta, sì. E ho capito che quello era un sistema che non andava tanto bene. Soprattutto perché avevo verificato che da lì stavo salendo bene. Allora non si badava ad attaccarsi al chiodo o meno. Oggi magari, volendolo fare in libero, uno ci mette un minuto di più, due minuti di più. Allora, se vedevi che il chiodo era buono, ti attaccavi, cioè, non stavi assolutamente a badarci. Anche oggi, quando sei in particolari condizioni ti attacchi e quindi, niente, ho cambiato idea e quando sono arrivato al secondo dietro, praticamente la corda ce l'avevo libera. Io avevo una corda da 40, quindi me l'ero regata a metà e quindi avevo i due capi che andavano giù per 20 metri. E zaino era molto leggero, il mio zaino, e quindi ho fatto tutto il dietro così, slegato completamente. E poi tutte le placche nere, tutto. Tiravi dove sulla corda? Ti tiravi sulla corda? Sì, trascinavo la corda. Okay. Che essendo solo 20 metri non un fastidio. Sì, erano 40 in realtà perché era doppia, però non si incagliava, sai? Sì, no? Sì, stero. E poi però ho dovuto, negli ultimi 200 metri, diciamo, cioè per il tratto famoso del cosiddetto Diedro Rosso, chi di voi ha fatto? Tu no, hai detto? Io ho fatto. Infatti, ecco, Diedro, il cammino, sì, sì, rosso, Cheminée Rouge. E lì era in condizioni veramente schifose. Ghiaccio. Sì. Quindi ho dovuto mettere i ramponi anche e ho fatto una specie di dry tooling con una piccozza sola, sai quelle robe, perché allora non c'era il doppio attrezzo. E però ho usato di nuovo quel sistema schifoso di autoassicurazione. Sì, ma stavolta mi sono una mano. Perché nell'altra me la era ancora più complicato, sì, chiaro. E però, se poi vi aggiungo che avevo anche gli scarponi doppi, cioè non le scarpette o gli, sì, scarponi, sì, gli scarponi doppi, quelli che si usavano per le invernali, perché allora sì, eravamo abituati così. E niente, quindi poi da fortuna sono riuscito a uscire, ho messo anche un chiodo, mi ricordo. Sono uscito da sto dietro rosso e poi da lì in poi di nuovo tutto slegato fino in cima. Dove poi ho bivaccato perché erano le 6:30 di sera, ma la neve faceva schifo.
col sole. Poi sì, sì. Non che facesse, sì, insomma, non faceva così caldo, però era caldo. Sì, sì. Non ti dico che ero stanco, però in piena forma, però provate a scendere. Dopo 3 metri uno zoccolo così sotto i ramponi, ho detto, ma dove vuoi che vada? Io mi fermo qua, sì, sì. Tanto il tempo era bello. Per quanto possa venire brutto tempo, non viene in 3 ore. So. Sì, aspetto, sì. Le 2 di notte, 3 di notte e scendo. Bel rigelo e vado. E così ho fatto. E alle 5:30 poi ho trovato il mio amico sotto al reposoir. Ah, ok. E te alla fine cercavi un capitolo finale del libro, ma hai scritto un capitolo della storia poi anche dell'alpinismo. Sì. E della scalata in solitaria alla fine. Ma sì, era un ibrido, che oggi è tutto molto, sì, codificato, esatto. C'è il free solo, no? C'è l'arrampicata appunto in autoassicurazione solitaria, è tutto molto ben precisato. Una volta lì era come veniva, cioè proprio. Non è che io volevo, cioè non ci pensavo neanche che potesse essere più valido, no? Fare un altro sistema. Cioè avevi il tuo sistema, hai usato quello e sì, ma guarda. Come ci si inventava anche i sistemi per le invernali, voglio dire, anche difendersi dal freddo e provare a salire le pareti in inverno è stata poi la grande terza sfida che ha rappresentato queste pareti, no? E beh, Bonatti l'ha combinata anche lui sempre lì sul Grand Jorasse, ma anche sul Cervino, il capolavoro che racchiudeva un po' tutte le 3 dimensioni della parete difficile nord, ripida, dell'inverno, nel farlo l'inverno e farlo da solo. Lui aveva fatto proprio tutte e 3 le cose in un colpo solo, no? Lì ha fatto, secondo me, ha aperto una via molto futuristica per il tempo, perché tuttora sì. Oggi non ha, cioè sì, ha un po' di ripetizioni, però comunque quando vai a affrontare una certa tipo è ancora un po' un'incognita la via, cioè non c'è proprio adesso, perché ha fatto la ripetizione il François, ha scritto una relazione, ha tracciato bene la linea, cioè, però se no prima era ancora un po', diciamo, non conosciutissima come via. Adesso anche magari temuta, voglio dire. Anche sì. Temuta, ancora tutt'oggi è una via temuta e comunque la scalina con metodologie differenti, un po' più moderne, non è da sottovalutare. Come l'hai trovata te, Giacomino? Per me è stato un po' un salto nell'ignoto, diciamo che non avevo mai fatto pareti nord così, e mi ricordo che all'università mi scrive David, vuoi venire a fare la Bonatti al Cervino? E io ho detto, boh, vediamo un po' com'è. Poi dopo, mi ricordo che da lì in poi non avevo più seguito la lezione, ero partito con la testa, ciao. Poi ho pensato, cioè ho detto, ti faccio sapere alle 2 di pomeriggio, e dopo un'ora gli avevo detto, guarda, vengo, ci sono. Ci sta. E ero partito, infatti sono divertito un sacco a scalare così, però è stato un po' incosciente da un certo punto di vista, perché non avevo minimamente idea di niente. Poi vabbè, ovviamente ero con Davide e mi fidavo, è una bestia, vabbè. Po' anche un esempio per me da seguire, come può essere lui che ha fatto Slovak Direct, quindi vabbè, diciamo che gente un po' forte, e quindi è stato bellissimo. Mi ricordo che l'unica cosa che al termine del traverso, dove c'è il tiro famoso che dove te hai finito in copertina, non so perché nella mia testa mi ero immaginato un salto di tipo 10 metri enorme, quando sono arrivati lì in realtà era un po' più piccolo e ci erano rimasti un po' così male. E poi dopo invece è stato veramente bello, impegnativo, proprio mi ricordo che ero devastato. E lì ho capito che bere l'acqua mi rigenerava, cioè bevevo il tè e proprio recuperavo le energie. Però fin da subito è stato proprio impegnativo. Avevamo gli zaini molto pesanti perché non sapevamo proprio se uscire in giornata o che, quindi sacchi a pere così. No, è stata bella sfida. Hai pensato alla prima salita come poteva essere stato con materiali diversi? Sì, nel mente è stato inghiottito completamente la parete, proprio non sapevo più né chi ero né niente. Poi dopo sì, cioè, ho capito che c'era un divario incolmabile, sì, a parte che poi io non sono, cioè sono arrivato proprio dopo
dopo tutti, quindi sono arrivato con, ormai che adesso è, cioè non so niente di quello che era a livello proprio pratico, se non qualche racconto, e sì, direi allucinante, però nel mentre, mentre scalavo, no, non ho mai pensato, cioè ho detto forse qualche volta, ho detto che livello. Io invece nel mentre scalavo il tiro, quello un po' più difficile della via, non quello roccioso, ok, quello sì, sì, dammi... di sesto, quello più sopra, dicevo, ma come ha fatto a salire qua? Cioè, che condizione ha trovato Walter in questa parte di questo tratto? Cioè, io lo sto scalando col doppio attrezzo, con la Niege dura, un po' su roccia, un po' su neve, e lui come ha fatto? Usava le mani, puliva mentre saliva. Poi la roccia non è così bella in quel tratto da dire posso metterci quello che voglio. Cioè, io ho messo poco e dicevo speravo di non cadere perché magari non teneva quello che avevo messo, quindi... Cioè, io mi sono immaginato nel mentre scalavo come aveva fatto Walter in quel tratto. Cioè, ho detto, boh, tanta roba. Ha fatto un bel numero, diciamo. Era uno dei numeri ai massimi livelli, ma come del resto anche sulle altre pareti di cui stiamo parlando. Ma sì, perché non avevano... c'era sta picozza di legno lunga, cioè non la potevi usare nella tecnica piolet. Esatto. Cioè, era impossibile utilizzarla. Quindi dicevo, ha scalato con le mani, o ha trovato condizioni differenti dalle mie, o se no, boh. No, no, confermo che proprio nel 65, 60, anche dopo, 66, 67, 68, le picozze non potevi assolutamente utilizzarle come si fa oggi, proprio perché erano disegnate in maniera differente, diversa. Avevano i dentini, ma... non erano funzionali, non, come la curvatura proprio, la curvatura del becco, sì, sì, che non andava, e questo era veramente penalizzante. Sì. Sì, sì. Beh, alla fine anche sulle Grand Jorasse c'è quello che prima era inaccessibile da salire addirittura con queste picozze qua, ci sono linee che adesso vengono addirittura con l'avvento dello sci ripido, sì, sì, sciate, voglio dire. Cioè, è cambiato talmente tanto l'attrezzatura, la picozza in primis, no? Se prima salivi sul nevaio con dei ramponi senza neanche magari le punte frontali, no? Ed era proprio spera in Dio, appoggiavi sta picozza, usavi magari un chiodo come pugnale per stare un pochino sulla neve dura. Adesso con le picozze queste ci scali veramente anche sulla roccia, sì, e le tecniche sono completamente diverse. Cambiate, sì, sì, assolutamente. Sì. Con l'equipaggiamento appunto di quel tempo lì era molto più importante l'equilibrio. L'equilibrio che richiede la cosiddetta tecnica Charlet, perché poi è lui che aveva veramente, Armand Charlet, che aveva un po' ottimizzato insomma la salita su ghiaccio con i ramponi, anche se comunque non era l'unico formidabile ghiacciatore del tempo, mm-hmm, no? Perché probabilmente il più forte di tutti era Jacques Lagarde. Non so se conoscete la via, sì, Lagarde, per esempio, sul Plan, sulla Vie du Plan, sì, sì, cose pazzesche, sì, sì, per il tempo in cui per sono il tempo state che è stata aperta. Quindi Lagarde, Charlet, eccetera, avevano un po' perfezionato questa tecnica di salire appunto senza le punte frontali e con picozze terrificanti, sì, oggi. Sì. E senza neanche pensare che si poteva avere, non so, un secondo attrezzo. Quindi si facevano, sì, i buchetti per la mano, proprio. I gradini per i piedi. questo era il sistema, insomma. Ma in questo sistema quello che contava soprattutto, oltre a una forza micidiale, perché comunque per gradinare deve avere, sì, forza, sì, resistenza, forza, deve avere un equilibrio incredibile. Sì. Questo portava via tempo, mentre appunto oggi col piolet traction è un equipaggiamento completamente diverso, vai come una lippa. Inizio. Ovviamente devi saperlo fare, sì, questo, sì, è chiaro, e devi saperlo fare in maniera veloce. Infatti, sì. E soprattutto vai più sul ripido, sì, e fai, sì, cose allora inconcepibili. Infatti poi la tecnica di Piolet è nata su Drou.
Sì, sulla, è stata perfezionata sul couloir dei Drew, perché era nata già un po' in Scozia. Cioè, sì, sì, già in Scozia. Però, insomma, sulle Alpi. Sulle Alpi è... Sechinelle sì, e Jaguar. Poi è chiaro, questa velocità nel poter progredire in verticale ha rilanciato ancora una volta la sfida, perché poi queste tre Nord si è cercato addirittura di concatenarle o negli ultimi anni addirittura del salirle in tempi da record, no? Quindi in 100 anni, diciamo, non sono mai passate di moda, si è sempre trovato il modo di rinnovare le sfide su queste pareti, e Profi è stato uno di quelli che ha veramente iniziato a concatenare queste pareti velocemente, facendo dei numeri allucinanti se si pensa che le prime salite magari ci piegavano 5 giorni, 15 giorni, e lui veramente si era mosso con l'elicottero, tra l'altro argomento di discussione anche più che mai attuale, no? Però aveva veramente dimostrato che si poteva salire velocissimamente su queste pareti. E non era da solo, perché poi no, sì, lui era da solo, ma nel senso che c'erano anche altri che facevano... Sì, sì, esatto. No? Thomas Hazen, piuttosto che il giapponese, là, adesso non mi ricordo il suo nome, che ha fatto tutte le tre Nord, anche lui, quindi era... Ma però c'è una cosa da dire, che il primo momento, diciamo, di leggera declassazione delle tre Nord è stato ancora prima, ed è stato grazie a Gaston Rebuffat. Diciamo, come è possibile? Perché Rebuffat era proprio nel tempo, no? Anni 40. Sì, sì. Ok. Certo, dopo la guerra. Perché? Perché lui è stato l'inventore di fare le 6 Nord. Ok, sì. E poi le ha fatte effettivamente. Ci ha messo 2 o 3 anni, non so adesso quanto ci ha messo, no? Però l'idea, no, di dire, io non sono oltre a queste tre grandi Nord che tutti hanno in bocca, io ci metto anche la Nord-Est del Badile, ci metto la Nord della Grande Lavaredo e ci metto la Nord del Drou. In più. E diventano 6. È chiaro che lì si è cominciato a svalutare un attimo tutto il discorso del mito, no? Perché poi pian piano, con le prime invernali, con le solitarie... Sì, si è allargato un po' di più il discorso. Soprattutto i concatenamenti, sì. Perché i concatenamenti hanno veramente... cioè, nel massimo rispetto per l'impresa, però cioè, il mito si riduce, è ovvio. E viene spostato il limite, no? La sfida si rinnova. La sfida però, viene rinnovata su altri temi che non quello lì. Che non fossero solo le tre Nord. Esatto. Sì, sì. E voi come vedete il discorso della velocità? In generale, adesso stiamo parlando delle tre Nord, però la salita veloce, proprio ai fini di voler dimostrare di essere più veloce. Ma io faccio solo una battuta, perché sono loro che casomai devono parlarne. Io non ci ho mai pensato, francamente. Non mi interessava, non era nel momento, era proprio un momento storico che non prendeva in considerazione questa... Sì, c'era chi diceva ho fatto questo in tot, no? Per esempio, non so, prendiamo uno come Barbier. Beh, quello il cronometro se l'aveva, e come? E questi erano anni 60, quindi c'era qualche esempio in quel senso. Quando lui ha fatto in 8 ore tutta la traversata del Lavaredo, cioè delle tre Nord, insomma... Non male. Non è male, ecco, voglio dire. È un argomento interessante, perché dipende dalle generazioni, no? Sai, una volta si dava molta importanza, per esempio, alla salita invernale, no? Ma non fino a tanti anni fa. Adesso la salita invernale... Sì, è cambiato tanto. Non fa più quella differenza di dire lo fate d'inverno o non lo fate d'inverno. Però c'è qualcuno che, per esempio, la velocità in questo momento storico dell'alpinismo lo sta prendendo come la prossima sfida, no? Beh, sì. Ma infatti io... Perché no? Perché no, ecco. Sì, sì. Non è che... Ma ti Giacomino, come la vedi? Che cioè, ti muovi veloce in montagna perché vuoi uscire prima dai problemi? Per la birra. Sono prima al bar a per la birra. No, allora
Cioè, sicuramente fare roba in velocità per dire l'ho fatto, per poi appunto andare al bar e avere la gente che ti stringe la mano, è una cosa che proprio non me ne importa, ma soprattutto perché, cioè, fare, non so, l'Eiger in velocità ti richiede una preparazione e un tempo proprio solo su quell'obiettivo lì, che in questo momento io non voglio, ma forse mai voglio dedicare così tanto tempo a una parete, no, ne ho ancora, cioè, voglio andare a fare il Drew, voglio andare a fare la grande, vorrei farne 300 milioni e focalizzarmi su una cosa così, adesso non ho quel tarlo lì. E poi appunto è una cosa che effettivamente rischiosa, perché vabbè, scali veloce, slegato, e quindi, cioè, penso che la motivazione che ti spinge deve venirti proprio da te, no? Un desiderio che hai tu di dire, cacchio, voglio arrivare su col fiatone e dire no, non mollare così. Però se già la motivazione è un po' spinta da altri, no. Io in montagna preferisco sempre andare per me, no, perché comunque senso, è una cosa un po' anche pericolosa. Quindi no, io per adesso voglio vedere più posti possibili, no? Preferirei fare qualcosa di più duro, che più veloce. Sì, puntare ancora sulla difficoltà piuttosto che sulla velocità, essenzialmente. Anch'io la vedo così. Sì, giusto, ma quello che dice lui è molto vero, secondo il mio parere, e cioè che effettivamente il cronometro e il badare, insomma, al fatto di fare una salita nel minor tempo possibile, intanto ti spinge a volerlo fare nel minor tempo possibile e possibilmente anche meno di quello che prima ti ha preceduto. Esatto, no? Sì. Quindi questo è già un primo punto di competizione. Sì. E quindi ti allontana un po', almeno a mio parere, ripeto, sì, sì. Ma poi dopo ognuno se le cucina a modo suo nella sua mente, ti allontana un po' da un certo spirito, no, di convivenza, ecco, con la parete, con la montagna. Sì, questo ti... nel senso non vuol dire che devi stare sulla parete tanto tempo, no, però l'aste, quello... per dire, sì, che sì, ci godeva quando poteva stare tanti però giorni, però comunque, cioè, nel senso, godersi è proprio quello che vai a fare, cioè, come dici tu, è bello andare in montagna per, ok, non ci sto su 2 ore perché è bello stare in montagna, ma ci riesco nel minor tempo possibile senza badare al tempo, però sì. Comunque il tempo che ci metto, nel senso, non deve diventare un obiettivo, sì, questo, ecco, è il punto, sì, sì. Alla fine la velocità in montagna anche per me è sempre stato importante, ma soltanto per un discorso anche di sicurezza, quando ti trovi, sì, sì, su pareti pericolose che scaricano piuttosto che, sì, la velocità diventa fondamentale in quella direzione lì, no? Sì, assolutamente. Sì, sì, sì. Cioè, poi io dal lato comunque ammiro, non so, ad esempio Collinari, che chiaro, ha fatto, ma certo, cioè, follia a livello fisico, di testa, pauroso, quindi quello. Però appunto non è una cosa che... Sì, poi penso che alcuni alpinisti, secondo me, non lo fanno solo per il cronometro, ma solo per sfide con se stessi. Cioè, noto proprio anche nelle cose che scrivono, quando scrivono robe su internet, che alcuni lo fanno solo per se stessi, ma altri invece lo fanno solo per il tempo. Interessante. E da che cosa riesci a capire questa differenza? Da come scrivono, magari... questione di sensibilità. Sì, sensibilità. Quello che scrivono... Cioè, che magari la frase che scrivono è indirizzata su quel tempo. Invece altri, invece, come scrivono, si capisce che è più una sfida con loro stessi, che più con un percorso che, sì, di preparazione che hanno avuto, che porta poi a capire questa cosa, secondo me. Che è qualcosa che è rimasto invariato, perché tu hai detto praticamente la stessa cosa prima, no? Quando hai detto che sei andato da solo sulle Joras. Cioè, non è stato l'obiettivo del fare la salita nello stile che in quel momento era ricercato, il prossimo passo, no? Quindi la solitaria. Ma è stato un tuo percorso che ti ha portato a essere lì in quel momento. Caso vuole anche per primo, però era una cosa che stavi facendo soltanto per te stesso alla fine, no? Come del resto alla fine anche queste cose. Ni. Perché nel caso delle Joras, guarda... quello che ho raccontato prima, era, cioè, che c'era quella, l'ha fatto pregresso, una cosa che suonava nella testa del badile, un po' a contatto, a contatto. Quindi non so, adesso, sai,
passato anche parecchio tempo, però questo c'era, non è che non c'era. Nello stesso tempo, fortunatamente, non ero così invasato da adesso io vincere o morire vado. Sì, no? Sì. Quello no, però... Un minimo ti ha influenzato. Sì. Tra l'altro, andando all'attacco, sul ghiacciaio delle show, io ero insieme a un mio amico, che è poi quello che è venuto a prendermi dall'altra parte, si chiama Giorgio Volta, un mio amico di Genova, e abbiamo incontrato niente po' di meno che Gary Hemming, che era, cioè, io lo conoscevo dalle fotografie, no? Perché poi allora Hemming era un mito, dopo il 66 del suo salvataggio, del salvataggio che ha fatto sul Drew e poi Hemming, ragazzi, sì, sì. Il fu, no? Gary Hemming era lì che a grandi falcate stava tornando indietro, cioè stava andando a Chamonix. E noi lo vediamo, bonjour, bonjour, ma cazzo, questo è Hemming. Ed era da solo. Quindi secondo me lui stava pensando a quello, cioè sì, sì. Era abbastanza evidente la cosa. Non so perché stesse tornando indietro. Quindi... ma non hai mai avuto l'occasione di sentirlo, di chiedergli? No, no, non l'ho mai più visto. Ah, okay. Anche perché poi è morto mica tanto tempo dopo, okay. 2 anni dopo, no, circa. Okay. Quindi non... no. Ma per dire che la competizione un po' c'era, insomma, sì, ma poi sì. È anche giusto che nell'alpinismo ci sia un po' di competizione. Io secondo non me vedo... dà anche un po' di stimolo anche sì. Per prepararti negli obiettivi, cioè... ma anche per esempio una cosa banalissima, cioè sei in falesia con un tuo amico, Robe, che ne so, fa il tiro, tu non l'hai ancora fatto, magari per te è uno stimolo dire cavolo, ma l'ha fatto lui, adesso lo devo fare anche io, cioè... Non lo so, robe così. A volte capita. Beh, ma lì senso. C'è un sistema infallibile. Per vedere se sei nella dimensione, nella serenità giusta, o seppure sei ancora un po' tra coloro che sono sospesi tra una serenità e un fanatismo. Sì. Io confesso che a volte mi è, ma rare volte, stando proprio in falese, mi è capitato. Di sperare che quello che stava facendo cadì. Il passaggio cadesse, no? Cioè, e cadi, cazzo, no? E cadi. E poi però mi sono fatto una domanda, ma perché? Cioè, per quale motivo io devo sperare che lui cada? Chiaramente che cada poi sì. Senza farsi male, è ovvio. Però, quindi, vedi, no, se tu sei in un mood competitivo sei tranquillo. Sì. Almeno questo per me è... Ma no, è vero, anche a me è capitato. Sì. Quindi se Ulisteck e Dani Ardo si fossero trovati sotto l'Aiger, probabilmente... Scusa, hai detto Ulisteck e? E Dani Arnold, che poi si sono dati battaglia sui 5 minuti, sì. Probabilmente. È vero. Sì. Beh, lì spero di no, dai. Lì spero che cade. Questo no, sicuro. No, beh, appunto, sperare che cada una persona sul suo un conto è in falesia, con la corda. Cioè, secondo voi come si rinnoveranno le sfide su queste pareti? Perché adesso comunque si sono salite, concatenate le vie anche più difficili, voglio dire, anche in velocità. Dov'è il prossimo passo? Secondo me c'è un punto che non è ancora del tutto chiaro. Neanche nelle relazioni più così apparentemente obiettive che raccontano un po' tutto, no? Per esempio, mi riferisco a quella solitaria, la salita, chiamiamola, no? Insomma, che ha fatto François Cazzanelli sul Nanga Parbat. Sì. Benissimo. Dove alla fine era scritto che l'aveva fatta in ore, che no, adesso non ricordo esattamente il numero di ore, comunque è ridicolo, c'è una roba da dire. Ecco, lì secondo me c'è spazio per migliorare, perché non nascondiamoci che la normale Nanga Parbat è riempita di
di ogni tipo di infissi, specialmente il salto più difficile che è il Klinsoffer, il passaggio Chicxulub. Sì, sì. No? Dove dici, vabbè, insomma, lì ti sei attaccata alle corde, non ti sei attaccata alle corde, cioè quelle robe che non sono chiare, cioè sì, non è detto, non è specificato nei rapporti. In ogni caso, io penso che quando sei lì poi ti attacchi, cioè, se no usciresti a dire l'ho fatta in free solo, no? Che anche lì è un po' ridicolo, perché fare in free solo con la corda accanto, cioè, sono le cose che non... Per cui su quell'itinerario lì, secondo me, tanto spazio ci sarebbe, ma poi alla fine, quando mai il passaggio di 200-300 metri di Klinsoffer saranno mai liberi da corde? Ma sì, quando mai? È come sul K2 che c'è la Sperona Abruzzi che è riempito di corde. Cioè, questo è, ma è la il cosa cammino che, Bill. La cosa che ho un po' notato sull'argomento che stai dicendo te è che si è un po' perso, poi a me al momento non mi interessa andare su quei tipi di montagne, le ripetizioni delle vie che sono state aperte nuove negli anni, oltre alle normali. Tante. Cioè non ci sono più, non c'è più interesse di andare magari a ripetere una via già ogni aperta. Ogni tanto succede. Però poco. Cioè, sì, poco. È poco. Più, visto che il media è più indirizzato sulla normale, in velocità. O la via nuova. Sì, o la via fine nuova. Ti trovi comunque in un ambiente di... Però normalmente adesso la schiera di alpinisti che magari sta puntando... O punta o le normali in inverno o le normali in velocità, non più la ripetizione di o una via è stata aperta o una nuova ripetizione sugli 8000. Intendo. Questo è vero. Ho notato. Sì, spazio anche sugli 8000 c'è, voglio dire. Anche, sì. L'invernale che hanno fatto i nepalesi, ormai cos'è, due inverni fa, no? Sì, due o tre inverni fa. Due, sì. Insomma, questa era attrezzata da 5.500 fino a 8.400, cioè attrezzata completamente, e dove cammini c'erano addirittura le bandierine. Sì, sì. Senza voler assolutamente togliere nulla al merito. Non voglio assolutamente togliere nulla, ma nel modo più categorico, però c'è da dire che uno spazio di miglioramento c'è, perché una salita in stile, non dico stile alpino, ma almeno semi-alpino, invernale, se c'è ancora spazio. Mentre invece per l'estivo è quasi impossibile, perché adesso ci vanno sulle spedizioni commerciali, per cui dimmi te dove trovi il terreno da fare stile da alpino. Muoverti, lo devi fare per un'altra via. Sì, ok, se vai a fare un'altra via, allora sì, ma fai non lo Sperone degli Abruzzi. Cioè... Ci sono tante difficoltà, chiaro. E ogni caso fa a sé. Beh, adesso anche si sta, diciamo, discutendo il fatto che, proprio di quella salita lì anche, che alla fine solo uno ha fatto la salita senza ossigeno, e allora gli altri di supporto avevano l'ossigeno, allora non si poteva parlare di stile alpino. Quindi è chiaro che in quella dimensione lì... Guardiamo le corde fisse, altro che... non si poteva parlare di... C'era... di una salita senza ossigeno, miglioramento, insomma, altro che. Sì, sì. Però quello che alla fine cioè, se io dovessi immaginare una salita che fa notizia su queste tre pareti di cui abbiamo parlato oggi, mi immagino ancora una salita difficile più che un concatenamento. Sì. Cioè, mi immagino più una salita magari in arrampicata libera con lo stile massimo che può essere quello di adesso, di rispetto della roccia, di non bucare col trapano e così. Allora quello mi immagino ancora uno step che esiste, uno spazio. La salita che ha fatto Charles de Bulo, cos'è stato? Può essere due anni due anni fa. Sì, sì. Di cose della via, non Siesta, quell'altra, l'altra via difficile. Rolling Stones. In solitaria, quella secondo me questo potrebbe qua essere una... Mancava ancora la prima invernale. E solitaria e... Ma cioè, bisogna secondo me è che molti, diciamo, alpinisti di oggi, poi anch'io magari in primis, secondo me se si vuole inventare qualcosa di nuovo la prima cosa da fare è conoscere la storia,
Cioè, nel senso, se io conosco la storia delle pareti, so cosa posso trovare di nuovo e di, tra virgolette, passatemi, cioè un franticino di figo, sì, 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 da fare su queste, cioè queste pareti, trovare delle nuove sfide. Se io conosco la storia, è un primo passo. E poi da lì posso andare a ricercare un qualcosa di nuovo, una sfida nuova o cose così. Sì. Chiaramente. Quindi, questo è il punto di partenza, sì, per sì, poter... il punto di partenza per pianificare una sfida nuova. Poi ognuno ha il suo alpinismo. Sì, tipo sì, poi ognuno ha le sue io sfide. Io un po' mi vergogno che non sono mai stato su queste tre pareti, ma tipo questo spazio ho sempre trovato più facile trovarlo lontano da casa, in posti un pochino più remoti, allora... Sì, ognuno sì, poi si costruisce, penso, sì, la, sì, la sua dimensione, la sua sfida per prendersi la sua soddisfazione alla fine. No, no, è chiaro. Sì, sì, è così. D'altra parte, la ricerca dell'itinerario sempre più difficile, io sono dell'opinione che ancora c'è dello spazio, sì, sì, perché poi... limitando i mezzi, questo sempre più difficile, comunque diventa ancora più difficile, no? E quindi c'è al limite non si arriverà mai, però ci si avvicinerà sempre di più. Lo si supera solo quando evidentemente si usano magari si cambiano un po' le regole del gioco, cioè esatto, questo è il come punto. come dicevi te, Giga, il trapo, sì, esatto, sì, però alla fine se vuoi mantenere un'etica... C'è un'etica, ma non c'è nessun arbitro, quindi sì, sì, se esatto, tu decidi che medaglia vuoi vincere, sì, poi sì, vai a vincere. No, no, è vero. Questo sì, facciamo dagli anni 30. Per fortuna non ci sono arbitri, non ci sono sì, partite, non c'è... no. Quindi il gioco è proprio questo, cioè, il gioco è più con se stessi, che alla fine è questo l'alpinismo. Sì, sì. Perché sì, è vero, c'è cioè, poi la fama... puoi farlo anche per così, se sei sponsorizzato devi tirare fuori delle robe, però alla fine lo fai per te stesso, sì, se sì, non lo fai più per te stesso è meglio che stai a casa. Stai a casa. Quindi io, perdonatemi se vado un attimo, faccio un po' di... fuoriuscite. Futuro. vagheggio che un giorno... i ragazzi saranno liberi da questa costrizione del far di più di chi ti ha preceduto. Probabilmente questo nirvana verticale sarà la prossima chiave di un alpinismo pulito. Guarda che è importante. È una bella cosa che hai detto. Cioè il fare sì, di più rispetto a una volta, dici. Cioè, beh, io sono stato in pieno in questa dimensione. Sì, sì, cioè sì, io volevo far di più. Cioè, sì, lo sì, dico sì, chiaramente. Poi si è fatto di più usando di meno, e anche sì, questo però è far di più. Sì, sì. E dopo? Quale sarà la... Dopo, allora, la mia risposta è questa qui, probabilmente è nella fine di questo desiderio, cioè di riuscire a fare queste cose senza l'obiettivo di fare di più, migliorare... il genere umano, esatto, sì, sì, con delle prestazioni sempre superiori. L'avventura non è solo una cosa oggettiva, no? Cioè non è soltanto stando in un posto isolato che allora vai a vivere l'avventura. Ci sono stati anni in cui si parlava che, diciamo, l'alpinismo esplorativo era finito. È chiaro che adesso c'è Google Earth, Google Map, riesce a vedere le ombre delle montagne in posti che... se non ci sono neanche le fotografie, quindi sì, sì, di fatto un pochino è vero, però l'alpinismo riesce, penso, a far vivere delle avventure dentro di sé, no? Cioè, personali, nel momento in cui ti trovi di fronte una montagna, cioè provi la stessa identica sensazione, avventura interna, percorso psicologico di motivazione, paura, sì, sentimenti sì, che chi l'ha vista... camminando in una valle himalayana per la prima volta tanti anni fa, è la stessa identica sensazione, no? Quindi alla fine quello che voglio, sto cercando di dire, è che l'avventura che poteva essere quella di una salire non portando materiale su una Nord, perché hai deciso tu di fare così, sì, sì, o di Honnold che ha deciso di scalare slegato, è proprio un'avventura
personale interiore, no? Ed è una sfumatura di quell'avventura che magari stavi dicendo te prima, no? Che non è più oggettiva e basta, ma è anche una tua dimensione soggettiva. Sì. Cioè, penso, per fare un esempio, cioè io e Jack che siamo andati a fare la Bonatti, sicuramente io ho vissuto quella via, quell'avventura, in una maniera diversa di come magari l'ha vissuta lui. Cioè, per farla breve, nel senso, magari io ho trovato delle sensazioni differenti a quelle che hai provato tu. Sì, sì, ma sicuro. Cioè, ognuno di noi ha creato la propria avventura. Esatto, e creandotela uno può decidere se fare la salita con o senza corda, con o senza materiale. Sì, sì. Allora, una cosa che a me viene da dire è che l'insieme avventura comprende tante cose, ma può fare a meno completamente della prestazione. Mentre invece l'insieme della prestazione non può fare a meno dell'avventura. Perché ce la fai. A meno che non diventi sport. Cioè, vabbè, sì, allora diventa arrampicata. Allora sì, fai il 9C, 9C più 1, però non è più avventura quella lì. Sì, sì, no, è chiaro. Quella è atletica, è arrampicata sportiva. Stesso il nome è giustissimo. Quindi la prestazione alpinistica, diciamo, non può fare a meno dell'avventura. Sì, sì. Allora, tra i due insiemi, noi ci... Sì, è vero, assolutamente. Ci viaggiamo. E siamo liberi di farlo, sì, sì. Perché non abbiamo nessuna regola degli scacchi che ci dice che la torre deve muoversi così, no? Sì. O il cavallo deve fare la L, non ce ne frega niente proprio. Non questo abbiamo regole. Tutto. No, infatti il più bel regalo che per me ha fatto l'arrampicata e l'alpinismo è proprio quello qua, che con la scusa di una fotografia di una montagna sono finito in posti pazzeschi in giro per il mondo e... Con la scusa, diciamo, della prestazione, come hai detto tu, ho vissuto avventure incredibili, davvero incredibili. Mm.